Cosa devo mangiare a 50 anni la sera per dimagrire? Questa è una domanda che ci è arrivata settimana scorsa. In realtà ce ne arrivano tantissime di domande durante l'anno sulla cena. Cosa devo mangiare? Quante proteine devo mangiare? Quanti carboidrati? Carboidrati sì, no, la sera? Rispondiamo con un video. Io sono il dottor Davide Teggi, sono il cofondatore di Fitness 40+, io sono kinesiologo clinico e sono anche dottore in scienze della nutrizione umana. Se rimarrai fino alla fine in questo video, ascolterai fino alla fine attentamente, ti darò anche uno spunto pratico per poter mangiare la sera serenamente, rimanere in salute e soprattutto trovare il tuo peso forma, far funzionare metabolicamente molto meglio il tuo corpo. I primi due aspetti fondamentali, la prima cosa che ti voglio dire è che ci sono tantissimi studi che spiegano, che dicono che la sera è il pasto più difficile. Soprattutto il problema maggiore qual è? È che le persone fanno fatica a gestire il pasto serale perché? Perché è il momento dove sono meno lucide mentalmente. Essendo poco lucide mentalmente, sono poco in grado di gestire le porzioni dei pasti, la porzione del pasto stesso, e soprattutto tendono a fagocitare, tendono ad assaporare poco il cibo. Questo perché durante la giornata si sono stancate oppure anche perché hanno mangiato poco. Sì, perché poi subentra quel loop in alcune persone. Mangio tanto la sera, il giorno dopo cerco di mettermi a dieta quando sono più lucido e poi la sera torno a rimangiare tanto. Scommetto che se stai sentendo questo video, queste mie parole, forse in qualcuno degli aspetti che sto raccontando, ti stai riconoscendo. Ci sono gli studi che hanno dimostrato che le persone che gestiscono peggio il pasto serale sono quelle che generalmente ingrassano di più. Allora, partiamo da un presupposto: oh, carboidrati sì o no la sera? Carboidrati che alzano il GH, abbassano l'insulina, che alzano l'insulina, abbassano il GH? Allora, questa risposta è vera, ma fino a un certo punto, nel senso che non è il sistema ormonale che va a cambiare il nostro metabolismo sul carboidrato stesso. È sicuramente un incipit che diamo al nostro corpo, quello di andare a ridurre o meno la quantità di carboidrati la sera. C'è da dire una cosa molto più importante. Uno dei problemi più grandi per la gestione delle giornate, la gestione del cibo e soprattutto evitare le abbuffate in altri orari, quindi magari mangiare poi dopo le 10 di sera, mangiarsi un bel gelato di fronte a un gelato, il popcorn, come ne abbiamo parlato settimana scorsa davanti alla televisione. Questa cosa avviene proprio perché non siamo in grado fondamentalmente di riuscire a prendere le quantità adatte anche di carboidrati, anche di grassi e anche di proteine. Per cui la prima cosa che devi tenere presente la sera è di avere tutti i macronutrienti all'interno del piatto. Piatto che potrebbe essere quello di Harvard. Per alcune persone il piatto di Harvard del 2019 per alcune persone è l'ideale. Perché? Perché da una parte ha la sua parte proteica che potrebbero essere, che può arrivare dalla carne, può arrivare dal pesce oppure le proteine vegetali. Molto meglio dal punto di vista gastrointestinale e lo dico perché dopo i 50 anni ci potrebbe essere una difficoltà maggiore nella digestione. Calcolate che il sistema gastrointestinale la sera dovrebbe riposare e quindi dobbiamo lasciarlo in pace. Le proteine animali potrebbero essere abbastanza pesanti da digerire. Al contempo, l'altra metà, quindi l'altro 50%, potrebbe essere fatto da una verdura cotta oppure cruda. Addirittura questo piatto potrebbe essere preceduto da un entrée, da un piatto di verdura cruda per nutrire il microbiota, ma diciamo realmente se vogliamo contenere anche le calorie, non è quel piatto che cambia o meno. L'importante è che il piatto di Harvard abbia la sua quota proteica e la sua quota di verdura cotta, associata a una parte di carboidrati. Quanto deve essere? Beh, questo non posso dirtelo. No, in realtà non mi è possibile, io posso dirti che sia un terzo dell'altra metà, ma poi va tutto ripartito a quello che abbiamo mangiato durante la giornata. Questo è totalmente soggettivo. Ci sono persone che fanno il digiuno intermittente, quindi non fanno la colazione e devono integrare maggiormente il pasto serale. Quindi l'importante è capire quello che facciamo durante la settimana. Ricordati che non è la cena, non è il pasto in sé che ti fa ingrassare, ma la cronicità dove vado a sbagliare. Lo sbaglio potrebbe essere proprio quello che ti sto dicendo, eccedere con la quota di carboidrati. Ricordati però, e io sono un sostenitore di questo, l'ho sempre detto, che la prima cosa per vivere bene, per dimagrire, per mantenersi in salute, è dormire bene. Ecco, nei carboidrati ci sono
delle sostanze come per esempio, fanno che fanno innalzare la serotonina e il triptofano, per esempio un amminoacido molto interessante, molto importante presente nei legumi, no? La pasta la sera, sì, no? La quota di carboidrato, sì o no la sera? Certo, è molto importante per indurre il sonno, ok? Ma questo non è per tutti così. Perché? Perché ci sono persone che già dormono bene mangiando comunque una quota ridotta di carboidrati la sera. Ci sono persone che invece, pur mangiando carboidrati la sera, fanno fatica a riposare serenamente. Quello che dico è che questo cambia chiaramente in base al biotipo. Noi all'interno dei percorsi, prima di iniziare, andiamo a fare un'anamnesi biotipizzata, dove andiamo a essere molto precisi nell'analisi della persona. Quindi andiamo a vedere le abitudini. E andiamo a capire perché ci sono delle lacune sia nell'alimentazione, perché stiamo ingrassando, perché non riusciamo a mantenere il peso e andiamo a vedere soprattutto se questa è una persona che riposa bene oppure no. Se è una persona che non riposa bene, andiamo a analizzare e quindi ci sono determinati biotipi dei quali abbiamo parlato in altri video, per esempio il cerebrale, che la sera ha, per esempio, tende ad essere un po' più agitato, tende ad avere del cortisolo elevato. Ecco, non demonizziamo eccessivamente il cortisolo in rapporto al pasto serale, nel senso che il carboidrato ci serve anche per contenere i picchi di cortisolo, che il picco di cortisolo sapete bene che ci continua a far venire fame, soprattutto quella fame per tappare il buco, che è la classica fame del dolce. Quindi tendenzialmente introdurre un carboidrato complesso la sera è molto importante in queste persone perché aiuta a mantenere aiuta proprio ad indurre un rilassamento serale e poi il sonno. Quindi ti ho detto quale dovrebbe essere il pasto serale, va sempre tutto riadattato. L'importante sono che tieni conto di quello che è la tua giornata. La cena la posso saltare? La devo saltare? Un'altra domanda che ci arriva? Beh, se stai facendo un digiuno intermittente, ci sono persone che la sera dormono molto meglio facendo proprio be bevendo soltanto del brodo d'ossa. Quindi non è possibile in un video dirti questo è giusto per te, quest'altro è giusto per te, perché va tutto analizzato. Noi lo facciamo all'interno dei percorsi prima di iniziare appunto la nostra attività, il nostro percorso stesso. La cosa importante che devi capire è che la sera il nostro sistema gastrointestinale non deve essere sovraccaricato, quindi non deve essere un pasto particolarmente ricco di calorie, e questo è molto importante, ma non deve essere neanche troppo scarno, perché? Perché effettivamente poi potrebbe essere che la notte, verso le 2-3 del mattino, ci svegliamo con della fame. Quindi quello che dobbiamo cercare è il nostro equilibrio, e per ricercare l'equilibrio seguiamo le linee guida. Quindi riempiamo di tutti i macronutrienti il nostro pasto, viviamolo con serenità, impariamo a capire che se non mangiamo durante il giorno, la sera poi è più facile arrivare alla buffata, e soprattutto mettiamoci in mano un professionista che ci sappia dare un'autonomia, una consapevolezza, che ci insegni effettivamente che cosa sono i macronutrienti e il potere dei vari cibi in relazione al miglioramento della